Il progetto tutela della salute nelle attività sportive non agonistiche, frutto della collaborazione tra la provincia di Napoli e l'Università Partenope, rappresenta l'impegno concreto delle stesse verso la protezione della salute pubblica, a difesa del diritto dei cittadini a svolgere una pratica sportiva e motoria priva di rischi e utile per promuovere un corretto stile di vita, soprattutto nei giovani. L'iniziativa, al quale sono intervenuti tra gli altri gli assessori provinciali alle politiche giovanili Giovanna Del Giudice e allo sport Filippo Monaco, Diego Boucher, direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, Sergio Roncelli, rappresentanza del CONI provinciale, Giuseppe Vito, direttore del Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere dell'Università degli Studi di Napoli Partenope, è stata presentata questa mattina presso l'Aula Magna dell'Ateneo Napoletano. Oggi è una giornata importante per la provincia di Napoli, ma soprattutto per la realizzazione di un progetto importante, un progetto che riguarda i giovani e lo sport, realizzato in collaborazione con l'Università Partenope di Napoli. Un progetto che vuole diffondere nei giovani la cultura del benessere e quindi dell'attività sportiva non agonistica, soprattutto per migliorare le condizioni e la qualità di vita. Noi vogliamo come istituzione essere presenti e essere a fianco ai giovani e quindi in questa occasione siamo qui per divulgare sì questo messaggio, ma soprattutto tutto per far sì che le istituzioni collaborino anche in futuro in sinergia e per dare una speranza ai giovani che sono, e ci tengo a dirlo, oggi rappresentano il presente e quindi oggi dobbiamo essere vicini, oggi concretamente realizziamo un progetto importante per la provincia di Napoli e per tutti i comuni del nostro territorio. Il ruolo della provincia nella tutela della salute per le attività agonistiche non sportive. Prima di tutto è quello di creare le condizioni affinché una giusta e corretta attività sportiva possa avere luoghi deputati dove poter esercitare le attività. La provincia è impegnata già da moltissimi anni attraverso la disponibilità, la ristrutturazione e l'adeguamento delle proprie strutture sportive degli istituti superiori a disposizione dei 92 comuni della nostra amministrazione. D'altro canto la provincia ha attuato negli ultimi due anni con una spesa di 6 milioni di euro l'attuazione e la costruzione e la realizzazione di playground e di parchi giochi a secondo degli ordini e grado all'interno dei comuni e delle istituzioni scolastiche, luoghi deputati appunto, come dicevo prima, alla ricerca del tempo libero, perché in una società che si evolve come la nostra negli ultimi tempi siamo sempre più meccanizzate e motorizzate e sempre meno abbiamo gli spazi a disposizione per gli adolescenti e non per esercitare tale attività sportiva appunto non agonistica. Bisogna sostenere e sponsorizzare quegli sport dove appunto la disciplina sportiva non molto conosciuta però lega molto e crea molta coesione tra gli studenti. Noi ovviamente nell'ambito dei campionati studenteschi patrociniamo tutte le attività che vengono fatte, però lo spirito essenziale che ci deve stare deve essere lo spirito proprio dell'attività fatta per preservare il proprio corpo, per far star bene, per far star bene insieme, perché poi stare insieme, fare sport insieme significa imparare a fare un lavoro di squadra, un lavoro di equipe, e oggi il mondo di oggi chiede in tutti i settori che ci sia un lavoro di equipe, un lavoro di team. Professor Roncelli, quali sono le misure che il CONI mette in pratica per la tutela della salute dei giovani? Sì, noi abbiamo la Federazione Medico Sportiva Italiana che regolamenta tutta l'attività di tutela, sia per quanto riguarda le attività agonistiche che non agonistiche. Quindi abbiamo una rete diffusissima di medici sportivi che sono a disposizione di tutte le società sportive, di tutti gli atleti per le opportune pratiche di controllo, che ovviamente sono diverse se si fa attività agonistica e se si fa attività non agonistica.